Salve ragazzi, allora per il secondo video della serie I 5 fumetti ho deciso di proporvi quelli che secondo me sono 5 manga che iniziano bene ma si evolvono male. Voglio precisare che i manga che andrò ad analizzare in questo video non sono brutti, anzi in alcuni casi sono opere d'eccellenza, almeno fino a un certo punto. Purtroppo succede spesso che in un'opera, soprattutto quelle lunghe, il lettore ricordi solo le parti che gli sono piaciute di più, dimenticando o non considerando i passaggi a vuoto. In realtà, secondo me, il giudizio dovrebbe essere globale, tenendo conto di tutte le parti che compongono l'opera. Il problema principale dei manga di cui vi parlerò oggi è proprio questo, non dei passaggi a vuoto, ma una vera e propria evoluzione sbagliata della storia. In questo video ho deciso di non analizzare nel dettaglio i disegni di questi 5 fumetti per non dilungarmi troppo, altrimenti il video sarebbe durato un pochettino troppo. Allora, non volevo mettere manga troppo banali in questa lista. Tanto per intenderci qualcosa alla Dragon Ball, ma ho deciso di mettere diversi titoli molto famosi, anche perché considerati quasi unanimemente belli, se non addirittura perfetti. Il primo manga di cui vi parlerò è, tenetevi forte, Berserk. Chi non lo sapesse, Berserk è un manga del compianto Kentaro Miura, iniziato nel 1989 ed è ancora in corso. Composto attualmente da 42 numeri. Dico in corso perché l'opera è stata ereditata dal suo studio in collaborazione con Koji Mori, mangaka molto famoso, di cui ho letto un suo fumetto che si chiama Destroyer Revolution, che a sua detta conosce il proseguo della storia di Berserk perché Miura si confrontava spesso con lui, erano amici abbastanza intimi. In Berserk seguiremo praticamente sin dalla nascita la vita di Gatsu, bambino nato da madre morta, e preso in adozione da Sis, una donna che viveva insieme al fratello Gambino in un esercito itinerante mercenario. In realtà i bambini che nascevano da madri morte erano ritenuti simbolo di sfortuna e portavano con loro la sventura. Ma nonostante questo la donna volle prendere il bambino lo stesso. Nel giro di qualche anno diverse sventure si abbatterono sui due fratelli. Dapprima Sis morì di peste, successivamente Gambino rimarrà ferito gravemente ad una gamba, Gambino, e di conseguenza diventerà storpio. Ovviamente cosa assai pesante per un guerriero mercenario. L'uomo addossa tutta la colpa a Gatsu e in un impeto di collera cerca di ucciderlo. Gatsu si difende e uccide Gambino, cercando poi di scappare. I mercenari lo rincorrono e lo colpiscono con una freccia facendolo cadere da cavallo. Pensando che fosse morto, non continuano a cercarlo e lo lasceranno al suo destino. Destino che però non vorrà vedere morto Gatsu, anzi, lo farà incontrare successivamente con la squadra dei falchi, mercenari composti da solo ragazzini orfani, capitanati dall'affascinante Capitano Griffiths. Sarà questo incontro che cambierà la vita e il destino di Gatsu, Griffiths, la squadra dei falchi e sostanzialmente il mondo intero. Sarò sincero, Berserk per me fino all'Eclissi, che è una parte fondamentale del fumetto, è probabilmente uno dei manga più belli che abbia mai letto. È cruento, violento, è crudo, ma è sempre vero. Verremo travolti da un fiume di sentimenti belli, diciamo, e brutti. Immedesimeremo con Gatsu, soffriremo insieme a lui. Faremo anche noi parte della squadra dei falchi, sentiremo parte di quella squadra, fino al climax massimo raggiunto appunto con l'Eclissi, che rappresenta un vero e proprio punto di svolta, una sorta di fatto rivelatore, un vero e proprio punto zero per la storia. Da quel momento in poi sapremo già cosa il destino avrà in serbo per i due protagonisti, cioè l'inevitabile e drammatico scontro in cui si confronteranno probabilmente a cuore aperto. Il problema è proprio da qui in poi.
In realtà i numeri successivi all'eclissi sono ancora di ottima fattura, ma ad un certo punto, quando Guts si sentirà, diciamo, probabilmente solo, cercherà dei compagni. Per farla breve, Berserk virerà da un manga, come vi ho detto, molto cruento, pieno di sentimenti contrastanti e travolgente nel suo racconto, verso una storia in cui Gatsu sarà solo un passeggero di lusso, fondamentalmente, e il resto dell'allegra compagnia lo guiderà verso il suo traguardo, diciamo, finale. Gag continui, discorsi tanto per riempire pagine e delle saghe, fondamentalmente, proprio senza senso. Passeremo a leggere decine di numeri senza progredire minimamente nella trama, ma soprattutto assisteremo ad una vera e propria virata dell'opera, quasi a voler cambiare fondamentalmente il target dell'opera, del manga in corso. Considerate che nei pochissimi capitoli pubblicati dopo la morte di Miura, la storia è progredita di più che nei rispettivi 10 numeri precedenti. Ricordatevi che quest'opera commerciale a cui stiamo assistendo ora, cioè la conclusione di un manga dopo la morte dell'autore, non serve molto a noi lettori, ma molto di più alla casa editrice. Cioè, ciò che leggeremo non sarà mai ciò che avrebbe voluto Miura. E questo è palese, lo dobbiamo sapere. Ci verranno sparate informazioni importantissime su personaggi di rilievo in 5 pagine come nulla fosse. Misteri che si reggevano da più di 20 numeri svelati in 5 pagine mentre i personaggi camminano come così, come se fosse una cosa naturale, come se fosse la cosa più facile da dire. Berserk per me è e sempre sarà quel fumetto perfetto il cui culmine sarà raggiunto dall'eclissi. Ciò che avvenne dopo, e questo solo Miura lo sa perché è successo. Ciò che sta avvenendo ora non sono minimamente paragonabili alla prima parte, ma proprio neanche lontanamente. Berserk, io l'ho sempre ritenuto un Devilman che non ce l'ha fatta. Un fumetto che poteva superare il maestro, ma che probabilmente per colpa del dio denaro si è svenduto fino a una tragica fine dell'autore che con sé ha portato dietro le speranze e i sogni di tantissimi lettori. Il secondo manga di cui vi parlerò è Knights of Sidonia di Tsutomu Nihei, uscito tra il 2009 ed il 2015 e composto da 15 volumi. Fumetto abbastanza raro in Italia perché è edito da Panini e diversi numeri non sono stati ristampati e per questo si trovano con difficoltà. Come già vi avevo detto, sono un grande fan di Nihei, ho praticamente tutto o quasi tutto ciò che ha pubblicato e per questo sono conscio del suo cambiamento, del cambiamento che ha fatto nella sua, diciamo, nella sua evoluzione nelle sue opere, ecco. Knights of Sidonia rappresenta proprio quel punto di cambiamento, l'inizio del cambiamento di Nihei. Come sempre, la storia è ambientata in un lontano e remoto futuro su un'astronave enorme, un'astronave colonica di nome Sidonia, partita per un viaggio senza ritorno. Questo perché il sistema solare e con lui la Terra non esistono più. Infatti, migliaia di anni prima, nel sistema solare arrivò un alieno gigantesco chiamato Gauna. Questi Gauna sono talmente grandi da riuscire letteralmente a mangiare i pianeti interi e la Terra fu uno dei suoi pasti. L'umanità, in preda alla disperazione, costruì quattro astronavi generazionali che partirono verso punti diversi dell'universo con lo scopo di trovare una nuova Terra senza fare più ritorno e con la speranza di trovare un modo per sconfiggere questi Gauna. Il protagonista è Tanigase Nagate, uno strano essere umano che scopre di essere su una nave solo in età adolescenziale. Infatti era stato tenuto nascosto da suo, diciamo, nonno nelle infrastrutture interne della nave. Alla morte dell'uomo il ragazzo scopre che esiste una città e tante altre persone come lui, insomma, che non è solo fondamentalmente, ma soprattutto scopre di essere su questa astronave.
Questo forse è stato un espediente per far comprendere gradualmente una miriade di informazioni al lettore. Nei millenni gli esseri umani hanno cercato un modo per distruggere questi gauna e a tale scopo sono stati fatti degli esperimenti genetici che hanno portato a dei risultati abbastanza sorprendenti. Per chi conosce i miei non può che rimanere spiazzato da questo Knights of Sidonia già dalla prima pagina. Il disegno è decisamente cambiato, è molto meno tetro, sc meno scuro, ma soprattutto molto meno dettagliato nei fondali rispetto a, non so, Biomega o Blame. Ma il cambiamento non è soltanto nel disegno, infatti nella trama ci sono contaminazioni che nelle opere di miei precedenti non si erano mai viste. Intanto il protagonista non è più solo e per l'autore le interazioni quotidiane ed affettive tra i personaggi sono una vera e propria novità, non si era mai visto praticamente. Ed è proprio qui che Niei, secondo me, fa cilecca. Più la storia prosegue, più ci troveremo davanti una trama adolescenziale e sentimentale tra due personaggi molto diversi. Diversi non caratterialmente, intendiamoci. Non vorrei fare troppi spoiler, ma sembra proprio che Niei volle fare uno spot all'integrazione razziale e le unioni tra razze. Non ci sarebbe nulla di male in tutto questo, il problema è come farlo. Nella seconda parte del fumetto tutto sembra un pochino, come dire, commerciale. Niei strizza l'occhio agli stereotipi classici dei fumetti a target per ragazzi, che stonano pesantemente con la situazione che si dovrebbe invece creare all'interno di una nave la cui sopravvivenza è messa in discussione ogni giorno e ogni volta che incontrano un gauna. A differenza di Berserk, qui ci troviamo di fronte ad un'opera che è conclusa, con un buon finale tutto sommato, ed una lettura che non risulta pessima, anzi, tirando le somme, ho apprezzato questo manga, ma se estrapoliamo l'idea dell'autore, la analizziamo e facendo un, diciamo, un gioco, la integrassimo nello stile che ha Blame, avremmo avuto un altro capolavoro senza se e senza ma, secondo me. Leggendo il manga si ha proprio l'impressione di un'occasione persa. Il rammarico è talmente forte che durante la lettura, non penserete ad altro che a questo, fondamentalmente, a un'occasione persa. Insomma, Knights of Sidonia poteva essere un capolavoro, secondo me, al pari di Blame, se fosse stato scritto come Blame, fondamentalmente, su quello stile lì, se Niei fosse rimasto quello che era, prima di quest'opera. Quindi, alla fine, possiamo considerarlo un buon manga, ma nulla di più. Come terzo titolo, dopo attente riflessioni e ballottaggi, con altre, diciamo, candidature, ho scelto Death Note. Manga nato dal connubio, Tsugumi Oba alla storia e Takeshi Obata ai disegni, composto da 12 numeri ed uscito tra il 2003 e il 2006, quindi abbastanza veloce. Death Note rappresenta uno dei pochi casi in cui ho sempre preferito l'anime al manga per alcuni motivi specifici, ma la motivazione per cui si trova in questo video non è di sicuro questa qua. Senza ombra di dubbio, quest'opera ha letteralmente segnato un'epoca. È stata probabilmente uno dei maggiori fattori per cui il boom del fumetto e dell'animazione giapponese sia arrivata, diciamo, fuori dal Giappone in tutto il mondo. La storia è quasi. Non vorrei nemmeno raccontarvi perché tanto la conoscete già tutti, parla di Light Yagami, liceale 17enne, praticamente perfetto, intelligente, bravo nello sport, educato, impeccabile, bellissimo, figlio di uno dei capi della polizia. Tutto sembra perfetto in lui, ma qualcosa in realtà non va. La vita lo annoia, le persone lo annoiano, la scuola, anche la sua famiglia. Ogni cosa attorno a lui è noiosa fino ad un giorno, quando nel cortile della scuola trova un quaderno con sopra scritto Death Note. Nel quaderno ci sono delle istruzioni su come usarlo. Il ragazzo prende una sorta di scherzo. Qualunque nome venga scritto al suo interno, questa persona, il nome che insomma, rappresenta questa persona, verrà uccisa. Senza dilungarmi troppo nella storia, voglio spiegarvi perché questo manga, secondo me, a pieno titolo si trova qui. Per quanto
la storia possa piacere o non piacere, l'incipit secondo me è geniale e questo non lo si può negare. Il personaggio di Light, per quanto possa risultare irreale, è il giusto personaggio per rendere questa storia interessante. I duelli di intelligenza con le forze dell'ordine prima e con Elle poi sono quasi sempre avvincenti e entusiasmanti, dando all'opera un giusto equilibrio tra commercialità e qualità. Il problema è che, attenzione, farò spoiler, il manga doveva finire nel momento, della morte di L. Se così fosse, sicuramente, se così fosse stato, sicuramente, non sarebbe in questo video, anzi, probabilmente sarebbe uno dei miei manga preferiti, ma purtroppo non è così. La parte successiva alla morte di L, che poi tanto corta non è, circa un terzo dell'opera nel complesso, almeno dal mio punto di vista, è ridicola e praticamente oscena. Light sembra rincoglionirsi, i nuovi antagonisti Near e Mellow sono secondo me orrendi. Near è un L riuscito male, senza fascino, dato che è identico a L, non può essere sicuramente migliore del suo predecessore, puzza proprio di invenzione, capito? Di un personaggio messo lì per allungare il brodo. Mellow, su di lui vorrei stendere un velo pietoso, un personaggio ridicolo che si butta tra la mafia, che fa il duro, ma poi non lo è. Il suo profilo psicologico calza perfettamente nei personaggi che a me danno più fastidio, quelli che devono sempre fare i fighi, essere fighi. Qualche spunto interessante c'è in questa, diciamo, seconda parte, nel complesso, soprattutto se paragonata con la prima parte, che è anche quella più lunga, risulta secondo me ridicola. Ho sempre pensato che la seconda parte sia stata scritta solo e esclusivamente perché la serie aveva riscosso un grande successo e che l'autore della storia Oba si fosse incartato perché forse si erano finite le idee. Pensate soltanto a quanto sia ridicolo il fatto che i tre supergeni, no, che lottano contro Light escono tutti allo stesso orfanotrofio. Che tutti e tre hanno una fissa per un cibo specifico e che decidono di fare praticamente lo stesso lavoro. È troppo stupida come cosa, secondo me. Dà proprio l'impressione di non essersi nemmeno sforzato a creare dei personaggi interessanti e di continuare sulla falsariga di L perché aveva avuto successo, ma solo con una diciamo difficoltà maggiore per Light perché diventa un 2 contro 1. Queste scelte non le capirò mai e non riesco a capire come persone intelligenti come Oba e i suoi redattori, editori abbiano deciso di rovinare una serie che altrimenti sarebbe stata, per come era stata pensata e scritta, secondo me praticamente perfetta. La scelta dei manga di questo video non è stata semplicissima, ma per il quarto fumetto di cui vi parlerò era proprio in pole position. Quando ho pensato a questa categoria, mi sono venute in mente immediatamente due opere, Berserk e Promised Neverland. A differenza di Berserk, che al netto dei tanti numeri inutili e del fatto che sia ancora in corso, lo ritengo comunque un ottimo prodotto, non posso dire la stessa cosa per Promised Neverland. Probabilmente nella lista dei 5 è quello che ritengo inferiore a tutti gli altri, probabilmente quello meno bello nel complesso. Comunque, questo manga è uscito tra il 2016 e il 2020 è composto da 20 numeri, quindi anche qui, insomma, un fumetto uscito con gran foga. La storia è opera di Kayu Shirai, mentre i disegni di Posuka Demizu. La storia è ambientata in un orfanotrofio, in un'epoca del tutto imprecisata. I protagonisti sono Emma, Norman e Rei, tre bambini orfani di 11 anni, dalle straordinarie capacità intellettive. Infatti, la vita in questa struttura è un po' particolare. I ragazzi, sono obbligati a fare dei test di intelligenza a cadenza fissa, che li classifica letteralmente per la intelligenza e per le loro capacità. Inoltre, ai ragazzi è assolutamente vietato uscire fuori dalla struttura. In sostanza, da quando sono nati, diciamo più o meno da quando hanno ricordi, non hanno mai visto
il mondo esterno. L'unico modo per uscire di lì è essere adottati. Non voglio spiegarvi troppo della trama, anche perché mi sarei dilungato e non avrei aggiunto nulla al giudizio dell'opera, anzi, vi avrei fatto solo dei grossissimi spoiler. Questo manga è palesemente ispirato a Death Note, non tanto per la trama, che è molto diversa, ma per la tensione e per la costante sfida intellettuale, che vi saranno tra i protagonisti e i loro antagonisti. Tutto si risolverà sempre con sfide di intelligenza. Il risultato? Una prima parte decisamente avvincente e ben fatta. Ogni bambino ha delle caratteristiche specifiche ed eccelle in qualcosa. Facendo gruppo con i ragazzi riusciranno finalmente ad uscire dalla struttura e capire cosa c'è all'esterno e perché non potevano uscire di lì. In realtà, una volta usciti all'esterno, la storia rimane ancora, diciamo, intrigante per la parte successiva. Avremo delle vere e proprie mini saghe, diciamo, nelle quali i bambini dovranno affrontare svariate difficoltà e che in un modo o nell'altro ogni volta si ritroveranno chiusi in un qualche luogo da cui dovranno riuscire a fuggire. Nonostante la ripetitività, diciamo, la storia prosegue bene e i misteri man mano verranno svelati fino a un certo punto. Ci sarà un evento, anzi una scoperta, direi, dopo la quale il manga va letteralmente a puttane. I personaggi da intelligenti diventeranno letteralmente dei cretini che non faranno che prendere decisioni sbagliate. Ma il problema non saranno solo decisioni sbagliate, ma a volte anche senza senso, se non addirittura immorali, tra virgolette. Ma non nel senso che saranno costretti a fare delle scelte difficili, faranno proprio delle cose senza senso. Passeranno sopra a fatti avvenuti precedentemente ai quali nessun essere umano potrebbe far finta di niente. Oltre a questo, metteteci uno svolgimento della trama che fino a un certo punto ci si mostrava ben fatta e coerente, da un certo punto è un disastro. Personaggi che spuntano fuori dal nulla e coprono ruoli importantissimi, nemici che si rincoglioniscono da un momento all'altro, l'estrema tensione e paura che caratterizzava la prima parte va man mano scemando, ma i nemici sono gli stessi e i ragazzi anche fondamentalmente. Insomma, un vero e proprio disastro. Non ho mai capito come Kai Uchiharai, autore della storia, abbia pensato e scritto questo manga. È palese che ha iniziato a scrivere qualcosa di cui non aveva pensato a un finale. Non solo ad un finale, ma a tutta la parte finale. In storie come queste, dove i misteri sono la parte più importante, far tornare tutto, svelare i misteri avvincenti ed interessanti e rendere la storia coerente è praticamente tutto. Ovviamente non è una missione facile, se pensate che anche Urasawa con 20th Century Boys ha avuto dei problemi, ma è importantissimo avere un'idea ben precisa della fine della storia. Io credo che quando si inizi a pensare a una storia da scrivere, le parti più importanti siano l'inizio e la fine. Di mezzo si deve cercare di spiegare e rendere al meglio il viaggio che porterà i protagonisti verso il finale che avevamo pensato all'inizio. In Promised Neverland questo si perde completamente di vista e il manga si sfalda come un castello di carta contro un vento un bel po' forte. Ultimo manga di cui vi parlerò è Shamo, composto da ben 34 numeri ed uscito tra il 1998 e il 2015, quindi un bel lasso temporale. Shamo nasce dal binomio Izzo Hashimoto alla storia fino al numero 26, poi questa è una cosa che vedremo dopo, e di Akio Tanaka ai disegni. Questo manga è veramente, veramente un peccato, lo dico con il cuore in mano. Quando lo lessi rimasi molto deluso dal suo svolgimento. Ovviamente, tanto l'opera più ci piace, tanto più la delusione sarà forte e cocente nel momento in cui capiremo che sta naufragando quasi completamente. Tutto in questo manga sembrava perfetto, disegni, caratterizzazione del personaggio, evoluzione e finale. Anche il finale. Peccato che dei 34 numeri circa la metà sono quasi inutili. Ma andiamo con ordine. Il nostro protagonista è Ryo Narushima, un ragazzo normalissimo di una normalissima famiglia giapponese. Un giorno però, senza un motivo ben preciso, uccide tutta la sua famiglia.
Ovviamente viene condannato e mandato in carcere. All'interno del penitenziario inizierà a subire maltrattamenti ed abusi da parte degli altri carcerati, fino a quando qualcosa scatta nella sua testa. Inizierà a studiare arti marziali e a allenare il suo fisico, e questo diventerà il suo unico obiettivo nella vita. In sostanza, l'intero manga assisteremo ad un graduale e costante imbastardimento dell'animo di Ryo. Il ragazzo inizierà a sentire un vero e proprio bisogno di adrenalina e di mettere a repentaglio la propria vita, di dimostrare la sua forza. Questo lo porterà a scontrarsi con avversari sempre più temibili e, diciamo, esotici. Utilizzo questo termine proprio perché è uno dei problemi di questo manga. Il manga diventerà da un certo punto in poi ripetitivo. Non assisteremo ad altro che a nuovi avversari da combattere, sfide sempre più difficili, incontri sempre, diciamo, più al limite. Inoltre gli avversari diventeranno sempre più improbabili, tipo un ballerino. E vi dico questo con molto dispiacere, perché questo manga fino a un certo punto mi è piaciuto veramente molto. Lo ritenevo praticamente una sorta di Rocky Show moderno, è palesemente ispirato a Rocky Show. Purtroppo non c'è molto altro da dire, la trama non è particolarmente intricata e complicata, risulta abbastanza lineare e da un certo punto in poi diventerà monotona. Anche il cambio di autore della storia per gli ultimi 8 numeri ci fa capire che qualcosa nel binomio non andava. Forse c'erano delle differenze di veduta. Questo sinceramente non lo so, ma se fosse durato almeno 10-15 numeri in meno, non sarei sicuramente qui a parlarvi di Shamo. Cosa dire in conclusione? Questi 5 manga non sono sicuramente tutti allo stesso livello. Qualcuno di essi si è completamente rovinato, come ad esempio Promised Neverland, ed altri li ritengo comunque delle ottime opere come Berserk. Questo però non li salva dall'essersi comunque rovinati in modo irreparabile. Non mi sono sicuramente pentito di averli letti, cosa che non ho potuto dire nello scorso video con manga come Il Principe del Tennis, che non avrei mai voluto leggerlo. Spero comunque che il video vi sia piaciuto e se non condividete le mie idee, scrivete pure nei commenti. Ragazzi, ci vediamo per questa rubrica tra un pochettino di tempo, per altri 5 manga, e scopriremo su quale tema sarà.